diretta. Qualche giorno fa alla nostra redazione è arrivato un filmato, lo abbiamo visto, ci ha colpito e oggi abbiamo deciso di parlarne. È un filmato che racconta il degrado, il disagio vissuto da un municipio in particolare della nostra città, che è il Settimo. Ce lo ha inviato e ve lo presento subito Roberto Torre, che è il presidente del Comitato Ambientale Territoriale. Buongiorno, buongiorno Torre. Con lei lo commenteremo ovviamente tra poco questo filmato, oltre a vederlo naturalmente, e lo commenteremo anche con altri due ospiti che vi presento subito: Cesare Marinucci, che è capogruppo del Partito Democratico nel Settimo Municipio, Alfredo Ferrari, che è presidente della Commissione Politiche Educative del Comune di Roma. Vogliamo vedere un momento di questo filmato? Torre, l'ha girato tutto lei questo filmato? Si è fatto aiutare? No, personalmente, l'ho girato personalmente. 20 anni fa scrivevo e fotografavo le stesse cose, dopo 20 anni non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata perché c'è stata un'immigrazione sempre più, voglio dire, larga, sempre meno controllata. Ha messo pure un po' di ironia a un certo punto, dice questo è il turismo. Sì, beh, un po' di ironia, questo un pochino anche per sfatare, perché è difficile oggi trovare nella nostra zona gente che sorride. Dovunque si gira si trova gente. Tanto alle sue spalle le favelas. Se possiamo, regia, mostrare ancora per qualche istante mentre parliamo, ecco, le strade dissestate, abbiamo visto le favelas poco fa. Prego, Torre. Sì, diciamo poi, ecco, tra le tante cose, da 6 anni aspettiamo un contratto di quartiere che credo si sta avviando, però il comune non può pensare che con 200 metri di marciapiede e qualche alberello di risolvere il problema del quartiere. Noi siamo strozzati da campi nomadi, ma io non per i nomadi fino a se stesso. Quando fu nel 99 inaugurato il campo nomadi di via Salviati in pompa magna dal comune di Roma, c'erano le promesse dell'ex sindaco Rutelli che sarebbero stati controllati, sarebbero stati vigilati e ci sarebbe stata un'integrazione. Questi campi oggi, guardarli come sono ridotti, sono peggiori di quelli abusivi e nessuno controlla, nessuno vede. Noi abbiamo trovato arpioni attaccati alle finestre e di tutto e di più. La sera a Tor Sapienza è un po', voglio dire, il coprifuoco, c'è paura. Lei dice una cattedrale nel deserto in questo video. Sì, sono stati spesi milioni di euro, su cui, e queste, voglio dire, non sono mie affermazioni personali ma dell'indagine di Imposimato, tutto ciò che doveva essere realizzato per le opere TAV. Basti pensare che solo il 10% di quel denaro è stato sviluppato per costruire la ferrovia. Abbiamo stazioni che già dove piove acqua, e stazioni dove non ci sono bagni, e stazioni dove gli ascensori hanno funzionato solo il giorno dell'inaugurazione. Abbiamo le luci della TAV e sono accese giorno e notte. Abbiamo sempre visto, ecco, uno sempre spreco in tasca contribuenti. Notevole, insomma, io, a me fa molto piacere poi, ecco, incontrare le istituzioni in questo caso, che io conosco abbastanza bene. Lei conosce, dire, loro, ma loro conoscono bene, sì, anche lei. Sì, conoscono anche me, perché io colgo l'obiettività del problema. Mi chiedo perché esistano i municipi privi di potere, dove si spendono fior fior di milioni di euro, poi dopodiché si devono rapportare ad un comune che è molto lontano. Io chiudo il filmato dicendo, ecco, cercasi perché comune disperatamente. Disposto ad adottarci. Sì, disposto ad adottarci, soli, perché sente un comune, lo sentiamo così distante, ma al di là della distanza, perché poi quando magari c'è la passeggiata del sindaco, o voglio dire delle personalità, con tutto il rispetto anche per il sindaco, allora ci si acconcia quei 100 metri di strada, si mette addirittura anche l'erba, quella finta dove si deve camminare. Il tappeto, le dice, esatto, poi, il tappeto. Si smonta poi alla fine tutto, le cose non sono così. È come perché Cinecittà. Le immagini parlano molto chiaro, cioè questo non vuole essere un video strumentale, anzi a me fa piacere, ringrazio Roma 1 che in qualche modo ha raccolto l'appello di un comitato ambientale. Il nostro è un comitato, abbiamo 120 iscritti, di cittadini comuni, dal vecchietto, diciamo, anche al giovane che si dà da fare nelle scuole, cioè entrare nelle scuole e trovare della sporcizia, entrare nelle scuole le quali per anni hanno subito. Quali scuole, dice Ferrari? No, ecco, un glielo attimo, dico io, allora, cominciamo, il Bottardi, il Giorgi. Adesso vi faccio parlare. Ecco perché, quali scuole? Io parlo di Tor Sapienza e zone limitrofe, però Tor Sapienza non può essere solamente centro di attenzione della strada principale quando io ho dovuto lottare per far abbattere 2 o 3 pini che erano pericolanti. Ci sono voluti mesi per levare pini che da un momento all'altro cadevano. Allora, quando noi ci troviamo così, abbiamo un asilo nido occupato, poi c'è bisogno degli asili, da coloro che non hanno casa, e anche questi. Ma nulla in contrario a dare un tetto alla povera gente.
In più, il Comune di Roma, in accordo con la TAV, ha giudicato degli stabili interi incompatibili. Oggi il Comune di Roma sta tentando un'operazione, questi appartamenti sono stati pagati con denaro pubblico, vuol ricomperare questi appartamenti per creare degli usi promiscui in condomini invece di mandar via quelli allora, che ci sono. Torre. Quindi qualcosa non torna più. No, abbiamo visto questo filmato girato da Roberto Torre, una denuncia del degrado del settimo municipio sotto vari punti di vista. Io vorrei sentire intanto da Cesare Marinucci. No. Le immagini si commentano da sole. Comunque devo ricordare che il nostro municipio, tra i quattro municipi che sono stati coinvolti nelle opere TAV, è quello più danneggiato, più coinvolto. Quindi molte di quelle immagini che il signor Torre ci ha fatto vedere in questo filmato sono immagini che a breve cambieranno. Il sottopasso di Via Capretti, che il signor Torre mi chiama spesso per andarlo a vedere. Canal Grande lo chiama Torre. C'è stato un intervento. Ma è vero che si allaga così? Come no? Sì, è vero, ma sono tutte immagini vere. Certo. Il quarto appalto, che sarebbe quello finale sulle viabilità sostanzialmente della Rustica, qualcosa a Tor Sapienza, che la gara inizierà a gennaio, se non è. Quindi nel 2010 dovrebbe essere tutto. Insomma, Ferrari, che in questo momento si trova al comune. Un accetto degrado, nel senso è un quartiere difficile. A gennaio dovremmo avere il nuovo piano regolatore. La penetrazione urbana che prevedeva la TAV ha avuto un problema proprio di grande impatto. Quindi ci sono stati anche momenti drammatici. Momenti drammatici dove io ero assessore ai lavori pubblici. Li abbiamo seguiti qui, assolutamente sì. Insomma, non però, è stato facile. Assolutamente no, ma è un'azione complessa, voglio dire, ancora oggi ne abbiamo sotto gli occhi di tutti le operazioni TAV in tutta Italia, insomma quello che producono. Nel 62 c'era un piano regolatore completamente stravolto, noi dovevamo avere un parco, oggi ci sono campi nomadi, c'è l'ufficio immigrazioni, ci sono delle discariche, quello che c'è, quindi bisogna andare un attimo a vedere dove sono le responsabilità. Intanto, rivedere questo. Io ho filmato ciò che è un quartiere come Tor Sapienza, dove vivono 26.000 abitanti, quindi può essere un piccolo paesino o una cittadina piccola, dipende dal punto di vista. Quindi quello che è stata anche la TAV, un'opera complessa su cui sono state fatte delle nefandezze fuori da qualsiasi storia, nonostante il municipio, perché il municipio più di là non poteva andare. Noi abbiamo situazioni a cui viene riconosciuto il diritto della casa a 30 metri dalla ferrovia e a 8 a 6 metri hanno offerto 1.200 euro. Il comune non può dettar legge su quello che insomma, poi i cittadini vogliono, essere sotto schiaffo dei costruttori. La TAV, prima di essere stato un lavoro che ha attraversato le strade, i nostri quartieri, ha attraversato le famiglie, cioè proprio le case. Alcune situazioni che ci ha fatto vedere in modo mirabile il signor Torre, sono situazioni che a Tor Sapienza, per rimanere a Tor Sapienza, sono situazioni che da qui a pochi mesi avranno soluzione. Quindi ci sono lì alla scuola del Bottardi, che giustamente ci sono tutte quelle discariche. Abbiamo fatto delle riunioni ieri. La scuola è stata isolata nella maniera più allucinante. No, lì c'era una strada aperta, l'hanno chiusa, hanno promesso che la riaprivano, adesso non si fa più. Lì ci sarà ulteriore speculazione edilizia. Allora se non si fanno le strade come la Collatina, e noi aspettiamo da 12 anni, ha detto, allora se l'apertura di un cantiere come la metro C è degrado, se gli accordi di programma, che significano quindi sviluppo, centralità, sistemazione del nostro sistema periferico, quindi urbano, sono numeri. Non cadiamo nell'errore di pensare che il degrado esistente sia dovuto tutto alla TAV. No. Ma ci sarà mai politico che si prende la corresponsabilità di quello che accade? Abbiamo detto io vi posso dire, parlando con la gente comune, hanno paragonato questi politici e questa politica all'amianto. Facciamo i marciapiedi, benissimo, facciamo i marciapiedi sulla strada centrale, ci sono le strade limitrofe che ancora non hanno luce, non ci sono l'abbattimento delle cose, delle barriere architettoniche su cui su via degli Armenti è impossibile camminare. Allora, visto che Tor Sapienza, tra le tante cose, è al limite del municipio, noi soffriamo il degrado peggiore che ci sia da parte del Quinto. Vuole invitare il suo presidente locale, cara donna, a togliere tutto quel degrado che noi ce lo troviamo sotto le finestre? Dove sta il comune? Seguite a dire, siete latitanti. È utile che ci siano cittadini che sono così pressanti, perché vi stanno dietro, col fiato sul collo. Rivediamoci qui fra qualche mese. Qualcosa potrebbe essere cambiato, non so, fra 3-4 mesi?
troppo presto? Legare l'appalto, fra che sei mesi? Sì. Ci rivediamo, fra almeno sei mesi. Dai, diamoci questo appuntamento. Fra sei mesi vediamo che cosa si è mosso. Torre verrà armato di telecamera un'altra volta. Grazie a Torre per il filmato, una breve pausa, poi parleremo di caporalato tra poco.